Buongiorno, sono Eugenio Sartorelli di www.investimentivincenti.it. Siamo alla seconda puntata dell'analisi volumetrica. Nella precedente puntata avevamo visto l'analisi dell'indice italiano, l'S&P MIB. Oggi vediamo l'analisi del DAX. Siamo a mercoledì 1 agosto, però le cose cambiano poco perché ci vogliono parecchio tempo perché cambino. Di questa analisi, vi ricordo che questa analisi è basata su un algoritmo di mia creazione che riprende la tecnica del market profile. Secondo questo algoritmo, l'ipotesi fondamentale è che sono i volumi che comandano sui prezzi e quindi non faccio altro che andare a cercare a individuare delle aree di forte volume in corrispondenza di vari prezzi, ma è compatto. E su tempi diversi, quindi il tempo ha un valore diverso qua, rispetto a un classico grafico prezzi, tempi, volumi. E quindi posso determinare delle aree di supporto che alle volte spesso anzi sono diverse rispetto a quelle che posso determinare da un semplice grafico prezzi, tempi, volumi. Quindi è molto interessante, come ripeto, per determinare i livelli di supporto e resistenza. Ora, poiché oggi il DAX ha chiuso ieri intorno a 7.600, siamo intorno a questo livello, quindi siamo intorno a questa zona di prezzo. Quel grafico, vi ricordo che è in verticale i prezzi e in orizzontale i volumi. Praticamente siamo in questa fascia di supporto-resistenza, siamo all'interno. Ora, i prezzi, superata questa fascia, hanno però una fascia di resistenza molto più forte perché i volumi sono più ampi, 7.850 e 8.000. Oltre abbiamo 8.070, ma non è importante. I picchi sono 7.900 e 8.000, abbiamo detto, però questa dovrebbe fermare i prezzi, i rialzi per un po' perché è molto robusta. Più in basso abbiamo 7.000, la fascia 7.500-7.300, e difatti il DAX non è sceso sotto 7.300 negli ultimi ribassi, è rimasto all'interno di questa fascia con picchi tra 7.450 e 7.000. 50. È interessante che da questa analisi abbiamo un buco tra 7.300 e 7.000, quindi vuol dire che se i prezzi rompessero 7.300 avrebbero pochi volumi a livello di supporto che li bloccherebbero, per cui si scenderebbe rapidamente a 7.000. Poi tra 7.000 e 7.900 abbiamo invece una fascia di supporto di maggior rilievo, più robusta, che fermerebbe probabilmente i prezzi. Perché? Perché abbiamo dei volumi, soprattutto sui picchi 6.950-6.900, molto forti. Eventualmente i prezzi potrebbero scendere ulteriormente, ma prima si dovrebbero arrestare per un po', proprio perché abbiamo un supporto molto importante. Io utilizzo questa analisi, a parte che per il trading, per avere supporto e resistenza, serve in tutto, qualsiasi tipo di trading, ma io che opero soprattutto con le opzioni lo utilizzo perché mi serve, soprattutto con volatilità sostenuta, avere dei livelli e quindi degli strike buoni per vendere le opzioni. Quindi vediamo nel nostro caso che se il mercato salisse intorno a 7.900 o anche sopra, io mi sentirei abbastanza tranquillo a vendere opzioni call con strike sopra 8.000, perché prima di superare 8.000 secondo me ci dovrebbe ragionare il mercato. Diciamo, per stare più tranquilli, 8.100, visto che ci sarebbe anche 8.070 che mi difende con volumi forti. Viceversa, se il mercato scendesse sotto 7.300 e andasse verso 7.000, potrei vendere put sotto 6.900, quindi con strike 6.800 per stare più tranquillo, perché ci sono dei baluardi, cioè dei supporti importanti a livello volumetrico, che fermerebbero per un po' i prezzi. Ovviamente io non vendo mai da solo le put, preferisco anche coprirmi parzialmente acquistando anche delle put con strike più basso. Comunque, secondo me è un tipo di analisi molto interessante che mi aiuta appunto a determinare livelli di supporto e resistenza diversi da quelli che potrei determinare con un semplice grafico prezzo-tempi. Vi saluto e vi rimando a una prossima puntata.